Ciao da Lucia, oggi vi presento la mia Sharpona o Stola London. L'ho messa sul mio manichino, l'ho messa in questo modo per farvi vedere la lavorazione. In realtà può essere portata come stola, eh, come scialle, eh, come, eh, come sciarpa. Eh, vedete la lavorazione è molto bella. Ecco qui, vediamo se si vede bene. Ci sono i miei bei fiorellini in rilievo ora poi ve la farò vedere anche aperta tutta ecco qui è veramente particolare più che una sciarpa è una stola perché comunque è molto molto grande ora ve la faccio vedere magari anche con un'altra vestibilità quindi è messa a sciarpa ecco qui è messa a sciarpa io vabbè gli ho fatto un giro solo però eh, fa, uh, è talmente grande che può fare anche tre giri, perché è veramente bella grande, vedete, eh, si può portare proprio così, guardate che splendore, è veramente, a me piace moltissimo, quindi uh, non vorrei <ride> essere poco modesta, ma devo dire che mi piace come mi è venuta, guardate qua, è veramente bella. Ora ve la faccio vedere tutta aperta. Ecco, prima ve la faccio vedere a scialle, perché a scialle è veramente lunga, guardate, e potete anche fermarla magari eh, sotto alla scollatura con una bella spilla, quindi portata così proprio a scialle, vediamo se riesco ad allontanare l'inquadratura in modo da farvela vedere in, tutto, in tutta la sua grandezza, perché è veramente grande, l'ho appeso alla finestra praticamente il il manichino, vedete? veramente grande e ora ve la faccio vedere aperta ciao da Lucia, oggi vi presento la mia sciarpona o stola London, l'ho messa sul mio manichino, l'ho messa in questo modo per farvi vedere la lavorazione, in realtà può essere portata come stola eh, come eh, come scialle eh, come sciarpa eh, vedete la lavorazione è molto bella Ecco qui, vediamo se si vede bene, ci sono i miei bei fiorellini in rilievo, eh, ora poi ve la farò vedere anche aperta, tutta, ecco qui, è veramente particolare, eh, più che una sciarpa è una stola perché comunque è molto molto grande, ora ve la faccio vedere magari anche con un'altra una, un vestibilità, quindi messa a sciarpa. Ecco, qui è messa a sciarpa, io vabbè, lo, lo, gli ho fatto un giro solo, però eh, fa, uh, è talmente grande che può fare anche tre giri, perché è veramente bella grande, vedete, eh, si può portare proprio così, guardate che splendore, è veramente, a me piace moltissimo, quindi uh, non vorrei <ride> essere poco modesta, ma devo dire che mi piace come mi è venuta, guardate qua. È veramente bella ora ve la faccio vedere tutta aperta ecco qui non mi basta neanche tutto il pavimento per farvela vedere vediamo se riesco a scurire un attimo anche troppo forte guardate è veramente lunghissima è 190 centimetri ecco qua l'ho messa sul pavimento perché non avevo niente di così lungo 190 cm per 30 quindi veramente faccio vedere bene da vicino tutti i fiorellini è veramente bella sono orgogliosa di questa sciarpa quindi spero che eh, piaccia anche a voi direi che possiamo passare al tutorial per la mia stola london come vedete ho usato dunque questo è l'avanzo di 400 grammi di filato quindi vedete all'incirca 3,50 con tutto anche la rifinitura. Ovviamente ne ho usati 3,50. La mia stola misura 190 cm per 30 di larghezza, quindi lunghezza 190 e 30 di larghezza. Questo filato è il filato sofficione tre sfere che poi eh, troverete in descrizione eh, troverete in descrizione appunto dove eh, l'ho acquistato così se volete eh, reperire lo stesso filato potete tranquillamente eh, reperirlo dove l'ho comprato io vi dico subito eh, vabbè qua c'è anche il colore se vi interessa proprio dello stesso colore e vi dico subito che questo filato è un 80% lana, 20% acrilico, il gomitolo è da 100 grammi per 150 metri, uncinetto ferri consigliati 5-6, infatti io l'ho lavorato con l'uncinetto numero 6. Vi do una, una breve spiegazione della lavorazione, così sarà più facile poi... Ehm, spiegarvelo in maniera pratica allora il fiore è incorporato e vi assicuro non fatevi scoraggiare da questa cosa perché è molto più facile farlo che spiegarvelo e uh, in pratica si parte da dei mezzi rombi vediamo se riesco a inquadrarli bene perché se no ecco dei mezzi rombi per poi creare il rombo grande al centro e poi verrà alternata la lavorazione quindi più su ci sarà il uh, i rombi diventeranno due e ai lati non ce ne saranno vedete è proprio è una lavorazione che va a alternare questo è il classico punto ragno o comunque tela di ragno con in più la lavorazione del fiorellino al centro, vi assicuro che è veramente semplicissimo. Le catenelle tra un rombo e l'altro saranno sempre dello stesso numero, quindi veramente facile anche ricordarsi poi eh, il punto. E eh, che dire, è veramente facile realizzarla, quindi anche per, come difficoltà io direi una difficoltà media però secondo me è facilmente riproducibile da tutti perché è veramente semplice. Ripeto, è molto più difficile spiegarvela <ride> che farla. Io questa, questa stola l'ho presa da uno schema già esistente, l'ho semplicemente elaborata perché lo schema riportava effettivamente delle misure che non erano giuste e quando ho provato a farla mi sono resa conto che eh, non tornava qualcosa mancavano dei punti e quindi l'ho leggermente rielaborata e insomma l'ho fatta mia cosa dire altro è bellissima eh, le amiche del mio gruppo facebook l'hanno già vista infatti la stanno aspettando con ansia e quindi ho deciso di farla anche se è ancora eh, ripeto la presentazione non l'ho registrata, adesso vedrò se riesco la metto a capo di questo video, se non riesco ve me la metto in coda. Intanto inizio con il tutorial. Ovviamente il tutorial lo farò con un uncinetto e un filato diversi perché eh, volevo farvelo con un filato chiaro in quanto riesco a spiegarvi meglio eh, tutti i passaggi mentre col filato così scuro eh, risultava un po' difficile la spiegazione passiamo direttamente all'atto pratico allora ho eh, fatto 50 catenelle 50 catenelle allora ecco qui entriamo direttamente nella seconda dall'uncinetto con una maglia bassa in questo modo Dopodiché andiamo a fare sette catenelle. Contiamo sette maglie, quindi sette catenelle: dobbiamo saltarne sette. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, nell'ottava andiamo a fare un'altra maglia bassa quindi da questa in poi andiamo a fare un totale di 9 catenelle quindi contando anche questa 12 nella successiva 3 4 5

4, 5 6 7 nell'ottava entriamo e facciamo una maglia bassa di nuovo 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 saltiamo sempre 7 catenelle di base quindi 1 2 3 4 5 6 7 nell'ottava andiamo quindi dall'ottava per 9 catenelle sottostanti andiamo a fare 9 maglie alte quindi 2 3 4 5 6 E 9 di nuovo 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 e 7 di nuovo 1 2 3 4 5 6 7 e nell'ultima quindi andiamo a fare la nostra maglia bassa io non sono entrata nell'ultimissima, quindi rimane la codina. La disferemo poi a fine lavoro. Ne ho fatta una in più perché eh, ero convinta di entrare dentro nella, nella codina e invece no. Comunque la disferemo. Facciamo una catenella e procediamo al secondo giro. Voltiamo il lavoro. Voltato il lavoro procediamo in questo modo. Mi ho detto che lavoriamo a rombi, quindi cosa deve succedere? Deve accadere che questo rombo si deve allargare, questo rombo deve stringere andando verso la punta. Quindi sono rombi alternati. Se questo allarga, questo stringe, quello dopo allargherà, quello dopo ancora stringe e questo allarga. Quindi è molto facile la lavorazione. Se il rombo che stiamo lavorando sta andando allargando è naturale che quello largo andrà a stringere quindi facciamo in questo modo allora ho fatto la catenella per voltare entriamo nella prima maglia e andiamo a fare ovviamente la nostra maglia bassa ora andiamo a farne un'altra agganciandoci direttamente all'archetto in questo modo proprio rimaniamo vicini alla maglia già fatta e ne andiamo a fare un'altra agganciata All'archetto ora 7 catenelle vi dicevo che le catenelle sono sempre le stesse. Per um, per fare gli archetti sono sempre le stesse, ma invece di iniziare dalla prima maglia lavorata. Iniziamo dalla seconda perché se nel primo giro erano 9. Adesso devono diventare 7. Quindi una, due 3. 4, 5, 6 e 7. Ecco qui, vedete, sta stringendo. Ora 7 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questo è la punta del prossimo. Um, rombo e quindi cosa facciamo? Agganciamo prima, quindi qui sull'arco facciamo una maglia bassa, entriamo nella maglia bassa sottostante con un'altra maglia bassa e subito dopo, quindi qui nell'arco che segue ci agganciamo e facciamo un'altra maglia bassa e quindi le maglie sono diventate 3, di nuovo 7 catenelle di nuovo questo deve stringere, quindi saltiamo la prima, entriamo sulla seconda maglia bassa sottostante con una maglia bassa e ne andiamo a fare quindi nelle successive 7 faremo una maglia bassa in questo modo No, siccome non le ho contate, meglio che le conti perché, se no, allora sono 2, 4, 6. Perfetto, sono 7 sette. Sette catenelle: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questo ovviamente deve crescere, quindi entriamo proprio qui sull'arco da 7. Facciamo la prima delle due maglie basse, poi entriamo sulla maglia bassa sottostante in questo modo e andiamo a fare un'altra maglia bassa quindi queste sono diventate due una catenella per voltare il lavoro e procediamo con il terzo giro, voltiamo di nuovo il lavoro e stiamo crescendo quindi facciamo una maglia bassa sulla prima maglia bassa una maglia bassa sulla seconda maglia bassa e andiamo a creare sull'arco la terza maglia bassa vedete sta crescendo il nostro triangolino 7 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 questo sta stringendo quindi da 7 diventeranno 5 le maglie quindi entriamo nella seconda 1 2 3 4 e 5 vedete va su stringendo sempre 7 catenelle di nuovo per far crescere questo piccolo ci agganciamo sull'arco che precede le maglie basse e ne facciamo una in questo modo poi sulle tre maglie già fatte andiamo a fare le maglie una 2 e scusate 3 e facciamo crescere ah scusate 3 più <ride> avevo smesso la quarta la facciamo sull'archetto vedete sta crescendo sta diventando un triangolino non è necessario entrare nella catenella e basta agganciarsi all'archetto dopodiché sempre le solite 7 eh, catenelle le ho fatte tutte 1 2 3 5 6 7. Di nuovo andiamo a stringere, quindi sulle 7 maglie alte del giro precedente ne le facciamo diventare 5, quindi saltiamo la prima, entriamo nella seconda, poi nella terza, nella quarta, nella quinta e ok, qua. Quindi sono 1 2 3 4 e 5. 7 catenelle. di nuovo qui deve crescere quindi ci agganciamo all'arco con la prima maglia bassa e poi una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante quindi siamo a 3 ecco qua che sta crescendo poi man mano le maglie che vengono fermate sull'archetto vengono poi tenute insieme dalle maglie successive quindi non vi preoccupate rimangono assolutamente unite una maglia bassa per alzarci ci giriamo e procediamo col prossimo giro dobbiamo ancora crescere quindi una maglia bassa su ogni maglia bassa sottostante che erano 3 e andiamo a creare un'altra maglia attaccata all'arco quindi le maglie basse sono diventate 4 di nuovo 7 catenelle E questo deve continuare a diminuire, quindi da 5 devono diventare 3. Quindi saltiamo la prima, 1, 2 e 3. Ora 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Questo deve crescere, quindi ne attacchiamo ancora una prima e una dopo, quindi una, poi sulle maglie basse sottostanti: 2-3-4-5-6 e 7. Di nuovo le 7 catenelle: 1, 2, 3. 5 6 e 7, passiamo a quello successivo. Che deve diminuire e devono rimanere. De, de, devono, <ride> devono, rimanere 3. Quindi saltiamo la prima, sulla seconda, sulla terza e sulla quarta. E ne sono rimaste 3. Di nuovo 7 catenelle. Questo deve crescere, quindi ci attacchiamo all'arco per fare la prima e poi lavoriamo tutte quelle sottostanti. Quindi 2, 3 e 4. Vedete, il lavoro sta procedendo in questo senso. Mentre quelli che sono partiti da una sola maglia stanno allargando, quelli partiti con le 9 maglie stanno stringendo in maniera alternata, quindi uno, uno stringe, uno allarga, uno viceversa, uno, allar uno allarga, uno stringe, uno allarga, uno stringe e via dicendo, quindi il lavoro è assolutamente alternato. Una catenella e voltiamo il lavoro. Di nuovo continuiamo a crescere, quindi una catenella in ognuna sottostante, quindi siamo a 2, 3, 4, e ne andiamo a fare una quinta agganciata all'arco in questo modo sempre 7 catenelle qui ora saltiamo la prima e l'ultima facciamo su quella centrale una sola catenella e questo mezzo rombo è finito è arrivato alla punta quindi 7 catenelle Questo continua a crescere, quindi una prima attaccata all'arco. Lavoriamo tutte le maglie presenti e quindi andiamo a farne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Vedete? Qui siamo arrivati com'era la partenza di questo quindi siamo partiti da 9 siamo arrivati a 1 siamo partiti da 1 e siamo arrivati a 9 e andiamo avanti anche con l'altro in questo modo quindi 7 catenelle di nuovo qui uno solo al centro quindi qui una maglia bassa 7 catenelle Qui sta andando avanti a crescere, quindi una la prima attaccata all'arco e dalla seconda in poi sopra a quelle già fatte. Quindi 2-3-4 e 5. Ora andiamo a fare l'unico giro variante lo chiamo giro variante perché è l'unico giro che cambierà punto non sarà più maglia bassa ma mezza maglia alta perché adesso andremo a fare il fiorellino e quindi ci serve una maglia un pelino più alta andiamo a farlo allora facciamo 2 catenelle e voltiamo il lavoro queste due catenelle saranno la nostra prima mezza maglia alta quindi saltiamo la primissima maglia sottostante perché sostituita dalle catenelle. Carichiamo nella seconda andiamo a fare una mezza maglia alta, nella terza, nella quarta, nella quinta e ne creiamo una sull'arco, quindi qui come facevamo esattamente con le maglie basse, in questo modo. Ora dobbiamo saltare questo eh, rombo e andare direttamente in quello successivo quindi andiamo a fare 13 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e 13 carichiamo per fare la mezza eh, maglia alta e quindi sull'arco ci agganciamo perché ora ne andremo a fare 11 eh, di maglie, quindi facciamo comunque andiamo avanti a aumentare. Quindi la prima agganciata all'arco, la seconda sulla maglia bassa sottostante, la terza, la quarta e la quinta. Dopodiché facciamo una catenella. Saltiamo la maglia sottostante e la mezza maglia alta la andiamo a fare in quella successiva, proprio qui. Vedete si forma questo buchino, noi adesso su questo buchino andiamo a creare il fiore.